altro VIP è stato aggredito. Dopo il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellata fuori della discoteca Old Fashion di Milano nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, un altro volto celebre dello spettacolo è finito nei guai. Per raccontare ai suoi fan quel che è successo, il cantante Stash dei The Colors posta una foto che lo ritrae con il volto tumefatto. Secondo quel che racconta il ragazzo, che ha raggiunto il successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Stash si trovava insieme a degli amici, quando ha assistito a quello che aveva tutta l'aria di essere un semplice litigio tra fidanzati. A un certo punto, però, la lite si è scaldata, e lui ha colpito il volto di lei con uno schiaffo urlando queste parole: "Io faccio quel cazzo che voglio". Di fronte a quella violenza, Stash sarebbe intervenuto. Poi ha raccontato tutto su Instagram. "Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post, un po' perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la rabbia, e un po' perché c'è sempre una piccola voce dentro di me che consiglia di non parlare, di lasciar perdere". Continua a leggere dopo la foto e ha continuato: "Questa volta quella voce ho deciso di metterla a tacere, perché voglio raccontarvi una storia. Ero con gli amici a fare un giro, avete presente le sere estive in cui si ride, si scherza e si pensa solo all'allegria di quei momenti? Tutto questo è stato interrotto dalle urla di un ragazzo e una ragazza, stavano litigando. All'inizio niente di strano, quante volte assistiamo a scene del genere? Ma quello che sembrava un normalissimo litigio di punto in bianco è degenerato quando lui, avrà avuto una trentina d'anni, ha deciso di mollarle uno schiaffo così forte che le ha quasi girato la testa", racconta il cantante. Continua a leggere dopo la foto e ancora: "Io faccio quel cazzo che voglio", è stata la frase d'accompagnamento. Non so se sia stata quella sberla, o il senso di sicurezza nella voce a darmi più la nausea. Quello era un uomo davvero convinto di poter fare quello che voleva, anche picchiare una ragazza, che sarà pesata la metà di lui. "È successo tutto incredibilmente in fretta nella mia testa. E sono intervenuto ancora prima di rendermi conto che quell'ometto non fosse solo". Continua a leggere dopo la foto: "Stash le ha prese di santa ragione, lo ha raccontato lui stesso. Come in ogni scazzottata le ho date, e le ho prese, e non ho nemmeno idea di dove siano finiti lui, o i suoi amici. Ma io sono qui per dire a tutti che zitti e fermi non bisogna mai rimanerci. Quando vedete un'ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente. Quindi, caro stronzo, tu sai chi sei, e ora con un po' di fortuna saprai anche chi sono io. Le donne non si toccano, magari ora l'hai capito con l'unico linguaggio che i pezzi di merda sanno parlare", ha concluso.